Non si placa il dibattito attorno al Parco Bucci, alla gestione e alla manutenzione del verde. Sotto accusa finisce la convenzione stipulata dal Comune con l'associazione di volontariato Acque Mundi, a cui l'amministrazione comunale ha affidato opere di mantenimento e miglioramento dell'area naturalistica del parco. 24.000 euro per un anno e mezzo di lavori, ma l'operato dell'associazione è da tempo considerato insufficiente dal Movimento 5 Stelle, che vede nella polemica scoppiata nelle ultime settimane una conseguenza diretta dell'assenza di un piano adeguato dedicato al verde faentino. La situazione al Parco Bucci purtroppo è sempre peggiora di continuo, di giorno in giorno. Noi cerchiamo di monitorarla, già abbiamo iniziato a monitorarla inizio anno, chiedendo al comune come mai era lasciato in questo stato, sia nel fatto degli animali, sia nel fatto dei laghetti che del verde. E siamo arrivati a convocare Gattelli, che è il presidente dell'associazione, che ha una convenzione ufficiale con il comune per la gestione degli animali e dei laghetti e del verde attorno ai laghetti, e abbiamo presentato tutte le nostre critiche in commissione del caso. Il comune, la cosa che ci ha fatto più dispiacere, diciamo, è il fatto che il comune si ritiene assolutamente soddisfatto dell'operato sia dei suoi uomini del verde, quindi capo Valtieri, e sia di questo Gattelli e della sua associazione per il lavoro svolto. Per noi invece questa situazione è assolutamente indegna e indecorosa, soprattutto per il nostro parco e soprattutto per questo periodo, un periodo estivo. Ecco, secondo voi dove bisognerebbe intervenire immediatamente? Immediatamente, sicuramente, almeno nel togliere, renderlo a livello sia di verde, e quindi dare una pulita e una sistemata ai vialetti e alle barriere dei laghetti. Poi sicuramente l'intervento sulle acque è quello più difficile, è quello più costoso, però quando si è preso la convenzione con questo Gattelli per sistemare i laghetti, loro ci dicono che l'acqua è ossigenata, che va tutto bene, poi ci troviamo le cartacasse degli animali morti e tutto di conseguenza, non può andare tutto bene. Quindi riteniamo incompetenti assolutamente sia chi valuta e sia chi fa il lavoro a questo punto. Ecco, la decisione del comune di rivolgersi ai privati per trovare i fondi per i vari lavori vi lascia soddisfatti o era meglio stanziare una parte del bilancio? I privati ben vengano, il problema è che i privati vogliamo sapere chi sono, vogliamo sapere se è un progetto che si può percorrere e che sia veramente vero, perché ce lo raccontano come è avvenuto anche per Case Manfredi e per il Palazzo Podestà, che dovevano esserci tutti questi privati. Sono un anno che questi privati non si sa chi siano, non intervengono, quindi non vorrei che queste voci siano solo per tenere buono il cittadino comune, che pensa sì, ma poi faranno qualcosa, ma alla fine il tempo passa e nessuno fa mai niente. Ecco, questi privati vorrei che una buona volta avessero un nome e un cognome, non solo uno slogan sul giornale. Ecco. Poter invece per il comune poter adoperarsi in prima persona alla cura del Parco Bucci, secondo voi sarebbe possibile? Bisognerebbe assumere personale? Come si potrebbe fare? Innanzitutto il comune ha degli uomini per il verde pubblico, e quindi anche solo con c'è stato un pensionamento l'anno scorso di una persona che gestiva il Parco Bucci. Marco Bucci ha la fortuna di avere tanti volontari, io penso che anche solo con una persona competente nel caso si potrebbe tenere più che a modo il parco con l'aiuto dei volontari. Ovviamente lasciarlo andare in questa situazione, più lasci andare le cose e più ci vorranno soldi per rimetterlo in ordine. Sicuramente se negli ultimi 5-6 anni o anche 10 anni si fosse stata una cura maggiore, adesso magari non ci troveremmo in queste condizioni. Secondo noi il comune con i suoi dipendenti può essere in grado di svolgere il lavoro, logicamente, però ci deve essere un impegno, ci deve essere un progetto, ma quello che manca è che il comune non ha un piano del verde del settore fraentino, quindi va avanti a gettone in base ai lavori urgenti da fare.
e quando tu vai a coprire solo gli ultimi lavori urgenti, alla fine poi non ci stai dietro. Federico Lega per Faenza Web TV.